a tutti gli amici di Piero da Saronno. Ciao Giovanni. Buona giornata. Oggi quale argomento vogliamo trattare? Alcune problematiche che creano sfiducia anche nella politica completa. Per esempio, a parte il caso di Belsito, ci sono stati anche un po' nella maggioranza delle governativa, delle perdite di un po' di credibilità che non si capiscono tanto bene. Che senso non si capiscono tanto bene? Allora, non si capisce perché tre partiti vanno d'accordo, poi al momento in cui ci sono i punti chiave, improvvisamente qualcosa non quadra più. Allora, abbiamo visto, questa settimana c'era l'articolo 18. E tutti si sono scagliati contro. Ieri sono andato anche a una conferenza in cui intervenivano diversi professori e dicevano che alla fine l'articolo 18 è una cosa residuale rispetto a una riforma del mercato del lavoro che viene fatta. Però è una crociata ideologica di alcuni sindacati e quindi non si può, comunque ci sarà molta difficoltà ad agire. Però se un governo tecnico è stato eletto anche per, non è stato eletto, ma è stato mandato su per certe cose, almeno che si facciano. Poi anche nell'altro partito ci sono le listarelle civiche che vogliono fare, vogliono cambiare nome perché se no non riescono a fare le alleanze. Oppure poi ci sono alcuni che in realtà non sono d'accordo con quello che vuole fare Monti. E questo crea credibilità e poi crea anche oggi c'è la borsa che dicono è in crollo. Per forza. Cioè quando ci sono le cose chiave da fare, nessuno riesce ad agire. Poi nel fronte delle opposizioni c'è il caso di Belsito di ieri, che si assomma a quello di prima dei fondi in Tanzania, che non è un caso comunque, adesso ci sono delle indagini, si spera che comunque non venga nulla di strano, perché se no sarebbe comunque anche preoccupante che nelle opposizioni ci siano personaggi non proprio raccomandabili. Si parla di soldi che venivano dati alla famiglia Bossi, poi bisognerà vedere quanto le indagini lasciamo lavorare la magistratura. Le altre due opposizioni invece continuano a fare la solita piazza e senza alcuna, boh, non si capisce bene cosa vogliono fare, sempre critiche, sempre con molta poca costruttività, vogliamo, cioè, insomma, un minimo di costruttività in questi momenti di crisi ci vuole. Comunque non è solo il caso di Belsito, è un caso che secondo me denota un problema che c'è nei partiti, come il caso Lusi, non solo una mancanza di trasparenza, ma siccome un partito si definisce federalista, no? Non può essere accettato che due o tre persone decidano di fare tutto loro, fanno tutto loro da soli e poi gli altri magari non so se non sanno o fanno finta di non sapere, però molto probabilmente in tanti non sanno veramente, la militanza molto probabilmente non sa quello che succede nei vertici, come vengono gestite le cose, nel caso della Lega né nel caso della Margherita. E qualche mio amico scriveva ieri, come un buon tempone, ma perché qualcuno ha parlato troppo? Ma scusa, io voglio la trasparenza prima di tutto. E da un partito federalista io non voglio un centralismo carismatico con due o tre persone che decidono tutto e poi sbagliano tutto, evidentemente, o non si sa cosa hanno combinato, però comunque hanno combinato delle cose forse non corrette, poi le indagini lavoreranno. E non è la prima volta che accade anche in quel partito, non è la prima volta che accade anche negli altri partiti, però è accaduto anche lì. E poi si va avanti con i soliti moralismi, il complotto della magistratura. Non è molto, molto bello, eh? Perché un partito che comunque si definiva come, e più di uno, che si definivano come moralizzatori, come forze che volevano migliorare le cose, alla fine si sono adagiati e hanno fatto come purtroppo la Prima Repubblica. Qualcuno non ha tutti i torti a dire io rimpiango la Prima Repubblica, io rimpiango la DC. Che differenza c'è? Anzi, la corruzione è aumentata. Hanno semplicemente cambiato il colore al territorio. Prima era bianco, adesso è di un altro colore, o è rosso, o è verde, o è azzurro, ma non è che le facce sono sempre quelle che girano da 30 anni e alla fine si conoscono le magagne di tutti. Bene, bene, bene. Senti un po', un pensiero dell'altro giorno che mi ha espresso un mio conoscente, ma i politici, perché ci tengono così tanto a fare i politici? Allora, io non condivido per esempio che, allora parlo ancora della Lega,
un boss vada a Milano e dica facciamo cadere i formigoni. Non può, a parte che non può farlo, perché perderebbe il potere di tanta gente. Insomma, c'è tanta gente in un CDA o in un altro. I politici fanno i politici perché devono gestire pragmaticamente il consenso. Se no, probabilmente se qualcuno avesse detto, se Bossi in quel momento per esempio avesse detto il contrario, o comunque anche Vendola e Di Pietro vale anche per loro, con Bersani, probabilmente avrebbero perso voti in quel momento. Tanto dopo sono successi degli scandali che gliene hanno fatti perdere lo stesso, per dire. Però sono strategie di breve respiro. Ci tengono a fare i politici perché gli stipendi, quando ci sono delle poltrone ben remunerate, e mi dispiace dirlo, sia di funzionari che comunque io credo che prendano uno stipendio più che dignitoso, non dico altissimo, però comunque so che chi lavora in commissione in regione qualche anno fa prendeva sui 35.000 euro, non so se netti o lordi, questo non lo so, penso lordi, credo così, però comunque un bello stipendio, anche se fossero lordi sarebbe un bello stipendio, come primo anno di lavoro, quindi ipoteticamente io, se alla mia età andassi a fare il funzionario in regione, prenderei quello stipendio, e io me lo sogno quello stipendio. E poi quando ci sono di mezzo tanti interessi, è ovvio che i politici fanno i politici, ci sono degli interessi che noi non conosciamo, ma in realtà sono ben radicati. Io non capisco perché molta gente, tutto sommato, al governo della regione Lombardia, critichi al governo CL. Allora, sono stati 12 anni con CL, non ne possono più e la tengono ancora in piedi. O fate cadere il governo oppure ve la tenete, state zitti, coerentemente col fatto che voi siete in maggioranza, mi riferisco al resto della maggioranza che non è di CL, e la tenete. Avete voluto formigoni, adesso non mugugnate, avete le poltrone ben retribuite, porca miseria. Io sono indignato quando sento certi ragionamenti, facciamo cadere di qua, facciamo cadere di là. E faranno cadere gli elettori questa maggioranza, se sarà opportuno. Anzi, adesso ci sono le amministrative. Le amministrative questa volta saranno uno schiaffo per la maggioranza che ha ragione. Io lo spero personalmente. Non sono mai stato un oppositore, notoriamente. Io non faccio politica, ma notoriamente quello che penso è stato detto. Non sono mai stato notoriamente un oppositore della giunta regionale, anche perché conosco anche la gente. E posso dire di certe persone mi fido, di certe non mi fido. Però purtroppo un segnale va dato, perché comunque è 20 anni che sono sempre sulle stesse persone. Prima o poi la gente fa i politici perché in Emilia Romagna c'è questo colore, in Veneto un altro, perché ci sono troppe bocche da sfamare, purtroppo è così. La politica, ieri uno commentava su Facebook, è un ufficio di collocamento, purtroppo è così, mi dispiace. Va bene, senti, i nostri 5 minuti sono passati, sì. Vediamo di chiudere così. Salutiamo e diamo appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci alla prossima puntata.